Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Raccolte 20.000 firme contro il governo, quindi in 9 giorni è quasi giunta al traguardo delle 20.000 firme la petizione su change.org. Covid-19, ci eravamo fidati di voi. L'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che annovera tra i primi firmatari Mario Adinolfi, Ferruccio De Bortoli, Guido Gentili, Giovanni Guzzetta, Alberto Mingardi, Giovanni Orsina, Giuseppe Valditara, Marco Taradas, Sofia Ventura, chiede al governo concertazione e concentrazione sulla pandemia, totale trasparenza, disponibilità di una base di dati pubblica ed accessibile a tutti, la definizione di una metodologia per la gestione della terza ondata, delucidazioni sul piano vaccini anti-Covid. Non è una responsabilità solo vostra, viene da lontano, ma noi abbiamo visto quello che voi, non altri, avete saputo fare, soprattutto non fare di fronte a questa tragedia. Si legge nella petizione dove si afferma che anche noi ci fidavamo. Non ci fidiamo più. Quando ci spiegavate, dicono che la mascherina servivano a poco, quando ci raccontavate che era inutile fare i tamponi a noi asintomatici, quando avete deciso, unici al mondo, di tenere le scuole chiuse per 6 mesi, quando avete cominciato a governare per DPCM, salvo anticiparli alla stampa, e abbiamo cantato dai balconi ed esposto bandiere, mentre la prima ondata produceva in Italia più morti, diretti e indiretti, che altrove. Ci eravamo fidati perché riconoscevamo le difficoltà di una situazione inaudita e imprevedibile, inizia il testo che poi prosegue dicendo: abbiamo cominciato a dubitare quando abbiamo visto che dopo la prima ondata, a cavallo tra la fine della primavera e l'estate, giocavate agli stati generali, discutevate di come comprarvi reti telefoniche e le autostrade. Assegnavate forniture senza controllo, vi occupavate dei banchi a rotelle, poi avete chiuso le discoteche estive il 16 agosto. Abbiamo capito che correvate dietro alle cose. È arrivata la seconda ondata, non era certo difficile prevederla. Ciascuno di noi, ovunque in Italia, è stato colpito o ha notizie dirette di chi lo è stato. Adesso i comunicati e i proclami ufficiali sono meno credibili. Tutti conosciamo la realtà, l'inefficienza, la disorganizzazione, i malati respinti dagli ospedali, la carenza di informazioni e assistenza. E poi la lettera continua e dice: abbiamo scoperto che non avete mantenuto le promesse del vaccino antinfluenzale, neanche per le persone più a rischio, che avevate vietato di svolgere le autopsie sui defunti contro ogni logica scientifica, che le terapie intensive non erano affatto raddoppiate, come invece il Presidente del Consiglio annunciava in TV, che i tamponi erano pochi e le persone costrette a fare ore di code o ai privati. Intanto in molte regioni si proibiva di eseguirli, che Immuni era inutile, anche perché nessuno caricava i dati dei positivi da segnalare con l'app, che spesso non si trovava nessuno a cui rivolgersi, che i numeri verdi erano muti, i medici di famiglia o subissati o assenti, che il tracciamento è stato abbandonato, che l'Italia ha riconosciuto all'OMS di non aver seguito il piano pandemico nazionale perché vecchio di 15 anni. E poi dicono: non ci fidiamo più ora. Questa volta non canteremo dai balconi né esporremo bandiere. Siamo diventati esigenti e diffidenti, non ci lasceremo distrarre da promesse di riforme fiscali, rinnovamento della pubblica amministrazione, trasformazione digitale e libri dei sogni da stati generali. Non ci basteranno le promesse fatte da questo governo su quei fantomatici ristori, dice la lettera che poi è stata firmata da quasi 20.000 persone in pochi giorni. E così
questi quei ristori ipotetici mentre l'economia muore. Non ci interessano i processi, gli scaricabarile tra Stato e Regione, ma ormai è scaduto il tempo per continuare a improvvisare. Pretendiamo che vi concentriate sulla pandemia. Per questo vi chiediamo totale trasparenza su tutte le attività, i verbali, gli atti di comitati, task force, centrali di appalto e ogni altro organo che ha operato nel quadro dell'emergenza. Disponibilità di una base dati veramente pubblica, aperta, su cui chiunque possa compiere elaborazioni e valutazioni nella quale confluiscano tutte le informazioni disponibili sull'epidemia, fino a un livello di dettaglio che trovi l'unico limite nel rispetto della privacy delle singole persone. Di dirci come intendete fronteggiare una possibile terza ondata, quanti test, quale tracciamento, quanti posti in terapia intensiva, quanti respiratori, quanti posti Covid e non Covid negli ospedali, quanti ricoveri disponibili per persone in quarantena, quale assistenza domiciliare, anche teleassistenza per coloro che hanno sintomi lievi. Infine, conclude la petizione, dopo la tragica farsa del vaccino antinfluenzale, vogliamo conoscere in anticipo e in dettaglio il piano sul vaccino anti-Covid, approvvigionamento, distribuzione e somministrazione, come gestire la logistica e la diffusione tecnica della distribuzione, i nomi dei responsabili, le scelte sulle priorità nella somministrazione, consentendo a ciascun cittadino di conoscere e monitorare tutto in tempo reale. Beh, insomma, in questa lettera c'è scritto tutto quello che il governo, come dicono loro, ha fatto, o meglio, tutto quello che non ha fatto, quello che doveva fare e non è stato fatto, è stato fatto male. Naturalmente tutto questo elencato è uno specchio di un paese che non funziona da tempo, ormai immemorabile, inenarrabile. Un paese burocraticamente che non ha collegamenti, che non è organizzato, c'è una gigantesca disorganizzazione. Questa disorganizzazione che una volta era solo alla base, è risalita questa disorganizzazione ed è arrivata fino ai ministri. Adesso abbiamo compagini di ministri per caso, come dice Calenda, scappati di casa, come dice la Meloni. Passanti messi lì. Questa disorganizzazione è arrivata fino alla cima del governo e questo è proprio lo specchio della nostra nazione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, grazie. Al prossimo video, se volete, tra una ventina di minuti.